A distanza di diverse ore dalla raccomandazione di somministrare il vaccino AstraZeneca solo per gli over 60, aumentano le perplessità della gente che, in numero sempre maggiore, rifiuta il siero anglo-svedese. A riguardo, la sindaca di Ancona lancia un messaggio e dichiara di non temere affatto AstraZeneca. Credo che il messaggio che debba essere però ripetuto da tutti, dalle persone di buon senso, e tanto più da chi ha responsabilità pro tempore di governo pubblico, che pur con tutte le, come dire, approfondimenti fatti, eccetera, eccetera, è ancora molto, ma molto consigliabile fare i vaccini, tutti, compreso AstraZeneca. Tra l'altro, io sono over 60, quindi mi toccherà AstraZeneca e lo farò del tutto tranquillamente, punto. Mancinelli annuncia inoltre che per aumentare il numero di somministrazioni giornaliere, a fine mese il centro sportivo Polinelli lascerà il posto al più ampio attrezzato Pallarossini. Avevamo predisposto una serie di possibili alternative perché il Pallarossini era interessato da concorsi, tra l'altro da concorsi indetti proprio dall'ASU, quindi per personale non necessario, più che necessario. Però insomma pare che si stiano trovando insomma, la possibilità di spostare l'ultimo dei concorsi previsto lì, che era appunto previsto per la fine di maggio, per il 26, mi pare, o il 28 di maggio, di spostarlo in altra sede, e questo renderebbe disponibile il Pallarossini fin da fine aprile. L'obiettivo è di poter vaccinare quante persone? Sai, con 15 postazioni, se tu qui siamo a 8, ne fai 7,50, laggiù sei arrivato a 1,500. Le connessioni sono già pronte, c'è tutto quanto il materiale predisposto, oltretutto ci sono tutti i servizi disponibili per l'ingresso e l'uscita possono arrivare tranquillamente a raso, quindi non ci sono problematiche anche di barriere o eccetera.